Terzo giorno della novena a San Charbel. O amatissimo Padre Charbel, che risplendi nel cielo della Chiesa come una stella fiammeggiante, rischiara il mio cammino e fortifica la mia speranza. Per mezzo tuo chiedo questa grazia. Ti prego di implorarla per me dal Signore crocifisso che tu hai sempre adorato. O San Charbel, modello di pazienza e silenzio, intercedi per me. O Signore mio Dio, che hai santificato San Charbel aiutandolo a portare la sua croce, dammi il coraggio di sopportare le difficoltà della vita con pazienza e fiducia, secondo il tuo volere, per intercessione di San Charbel, ti ringrazierò per sempre. In questo terzo giorno della nostra novena, sentiamo oggi nella preghiera, San Charbel, tu che avevi cammino così forte di speranza. Tu, Signore, che hai dato a San Charbel il coraggio di portare la croce della sofferenza. San Charbel stava portando tutto per Signore. Ogni momento, ogni difficoltà, tutto quello che aveva nella sofferenza, così chiamiamo, quella sofferenza ha creato un grande crocifisso, ma il Signore gli ha dato coraggio. O San Charbel, aiutaci a noi di avere quella forza di portare la croce nostra, della nostra difficoltà, di essere come tu, modello di pazienza, proprio in momenti quando tutti ci attaccano, quando tutti tante volte diventano così molto cattivi nei nostri confronti. Donaci, San Charbel, la pazienza e silenzio. Il tuo silenzio, silenzio che viene dall'amore, silenzio come il Signore resta in silenzio davanti il Pilato prima di prendere la croce. Il silenzio parla di se stesso. San Charbel, prega per noi, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.